Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Oggi svuoto la spesa a Conad. Sono andata al Conad perché ce l'ho vicino a casa, mi servivano delle cose, quindi ho approfittato di alcune offerte. Allora, in totale ho speso 61,77 euro. Ho preso parecchi secondi, diciamo, quindi si fa presto a spendere. Allora, in offerta ho trovato il rotolo asciugatutto, 1,30 euro. Poi c'era il Borroll, quello classico che prendo sempre io. Anche questo era in offerta, sempre sui 4 euro e qualcosa. Allora, sì, era al 50%, quindi 4,43 euro. Io lo prendo solo quando lo trovo in offerta, perché comunque 8 euro e passa non sono pochi. Poi ho preso queste patatine qui al peperoncino. Questi qua mangerà stasera mio marito con un suo amico. Questi qua venivano tipo 99 centesimi. Poi ho preso, come vi dicevo, ho preso un po' di secondi, gli hamburger di pollo. Questi in offerta 1,99 euro della marca Aia. Poi questi invece sono normali del Conad, di carne di bovino. E questi invece 2,38 euro. Poi ho preso pacconi di chipster con dentro le bustine, 2,38 euro. Sì, amore, in offerta c'era la Mutti, sia il formato questo qua in latta in polpa, questo sono 3,99 centesimi, che poi dopo vedrete anche quella in la passata. Poi sempre anche la pasta sfoglia, era meno di 1 euro, mi sembra 95 centesimi. Un succo di frutta, l'albicocca, anche questo 68 centesimi. In offerta c'era anche la pancetta, questa l'ho presa perché non la prendo da tanto, ogni tanto mio marito la passa con la pancetta, gli piace, quindi io invece non la posso mangiare. Questa era sempre in offerta. Allora, in offerta 1,99 euro. Sempre in offerta, questi veramente presi bene, sono questi tortellini che io prendo sempre della Fini, che sono quelli che rimangono più sottili. Questi qua erano 97 centesimi, per cui questo era al 50%, veramente un ottimo prezzo per questi qua che costano parecchio. Il volantino è partito l'8 di febbraio, oggi invece è il 12 o l'11, no, è il 12 oggi. Poi ho preso alcuni sughi pronti per praticità quando mio marito viene a casa magari tardi al lavoro, quindi mi fa di qualcosa al volo. Ho preso questo qui ai funghi, 1,20 euro. Le ricottine della Conad, 89 centesimi. Ho preso gli spaghetti, questi qua integrali, vabbè, la linea bio, integrali, questi 1,20 euro. Ho deciso di provare, magari ora non posso mangiare la pasta per un periodo, però almeno se la mangio una volta a settimana voglio provarla integrale. Quindi questa, un minestrone già pronto di questi surgelati, così ce l'ho all'evenienza. Questo in offerta 1,75 euro per un chilo. Poi ho preso la salsa di noci, sempre per il discorso di prima. Questa 1,50 euro. Questi funghetti sott'olio, misto funghetti alla boscaiola, questi 1,10 euro, 1,15 euro. Poi ho preso i funghi, questi qua sono quelli, diciamo, interi, champignon da pulire, però costavano solo 1,38 euro in offerta per 500 grammi, quando puliti comunque erano il doppio, per cui non ci si sta niente a togliere un po' di terra, a tagliarli, e ho deciso di prendere questi. In offerta c'era anche il tonno Nostromo, 2,38 euro, sono 4 lattine. Scusate, ma ho un bel po' di raffreddore. Poi il classico mio brodo, che ormai mi accompagnerà per tutto l'inverno, 1,99 euro. Due confezioni di grana padano, 1,10 euro mi sembra. Gnocchetti in offerta 90 centesimi. Sono le chicche, ma sono un po' più grosse delle chicche normali. Questo qua. Pronto, il sugo pronto lì, degli spaghetti, questa marca sapete mi piace molto, e questo veniva 2,38 euro, quindi anche questo è preso benissimo. Idem per questi hamburger qua di vegetali, che ogni tanto prendo,
Anche queste erano sempre intorno ai 2 euro e qualcosa. Allora, sì, quegli hamburger belgi vengono 2,34 e il risotto 2,71, scusate. Poi, in offerta c'erano questi qua, sono i filetti di merluzzo. Non li preferisco questi sottili, però erano comunque in offerta 3,99, quindi ho deciso di prenderli. Perché, come vi dicevo prima, mi servono, con il fatto che non posso mangiare pasta, devo comunque integrare più carne, più pesce, queste cose. Poi il pesto del Conad alla genovese, anche questo veniva 1,65 euro. La passata Mutti, quella dicevo liscia, sempre in offerta a 67 centesimi. E poi siamo quasi in fondo. Ho preso queste patate a spicchi, non sono al rosmarino, non ce l'avevano. Queste qua 2,50 euro, mi sembra. Allora, patata, no, 2,15 euro. Comunque non si fa altro che aggiungerci il rosmarino, quindi sono uguali. Pensavo di avercele prese una volta il Conad, ma forse mi sono sbagliata perché non le ho viste. Ed infine c'erano un po' di vaschettine dell'equilibrio. Equilibria. In offerta ho preso la pensavo ai tacchini, per chi non l'avesse mai provata è molto buona e questo è un ottimo snack proteico anche per chi fa sport. Ne ho presi 3 a 1,39 euro, quindi veramente una cavolata, sono al 50%, costano molto molto di più. Idem per il petto di tacchino, anche questo 1,39 euro, quindi ne ho presi 3 vaschette. Questa era la mia spesuccia di stamani, del lunedì, diciamo così. E sono a posto con un bel po' di secondi, quindi insomma ho speso, ma roba comunque di carne e pesce si sa, costa di più. Io vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!